Migliorare le prestazioni di assistenza sanitaria, questo è il traguardo raggiunto grazie alla collaborazione fra INAIL e Regione Marche. Importante novità introdotta con la firma del protocollo d'intesa siglato dal presidente dell'INAIL nella persona di Massimo De Felice e il presidente della Regione Marche Gianmario Spacca e la possibilità dell'erogazione di prestazioni riabilitative e non ospedaliere a lavoratori infortunati affetti da malattia professionale anche in strutture pubbliche e private accreditate. Il protocollo prevede inoltre la possibilità per tutti i cittadini di usufruire di prestazioni sanitarie presso le strutture INAIL una volta stipulate specifiche convenzioni con il Servizio Sanitario Regionale. Viene inoltre confermata l'erogazione di prime cure ambulatoriali presso i centri medico-legali dell'INAIL. Forme ulteriori di collaborazione relativa a progetti di ricerca scientifica e tecnologica, iniziative di formazione in campo protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo saranno previste in attuazione dell'accordo. L'integrazione e la cooperazione tra le istituzioni sono fondamentali al fine di garantire ai cittadini livelli di assistenza migliori. Il protocollo consente di offrire migliori risposte e servizi più facilmente accessibili per il numero rilevante di persone che presentano situazioni di fragilità fisica. Questa firma dunque si inserisce perfettamente nella strategia regionale che mette al primo posto la salute e la sicurezza sociosanitaria dei cittadini. L'intesa potenzia la nuova missione dell'INAIL come polo salute e sicurezza e dà applicazione all'accordo quadro raggiunto in conferenza Stato-Regione. Ciò consentirà all'INAIL di completare nel modo più efficace il ciclo della presa in carico dei propri assicurati, accompagnando i lavoratori infortunati e tecnopatici lungo l'intero percorso di cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo.